Niccolò Manfredini, facciamo un attimo un passo indietro e ripartiamo da Terni, dove tu sei entrato a freddo e insomma il Modena è stato ancora una volta sconfitto per degli errori in difesa che stanno condizionando un pochino troppo il cammino anche in questo inizio d'anno. Sì, beh, fino agli 11 contro 11, insomma, credo che abbiamo tenuto bene il campo, quindi diciamo che secondo me poteva finire in modo diverso. Purtroppo uno in meno è difficile con tutte le squadre. Purtroppo commettiamo errori che le paghiamo subito a caro prezzo e niente, stiamo lavorando per migliorare. Il mister nel dopogara aveva avuto uno sfogo che sembrava molto anche un segnale chiaro alla squadra. In questa settimana di allenamenti vi siete guardati in faccia, avete riparlato sia degli errori commessi sia di quello che si dovrà fare da qui in avanti. Sì, beh, lo sfogo ci sta, è normale, eravamo tutti molto amareggiati, anche perché pareggiare con uno in meno sarebbe stato veramente un ottimo risultato, quasi una vittoria. Lo sfogo del mister è giustificato, ma lo sappiamo anche noi, insomma, gli errori che commettiamo, siamo tutti professionisti, sappiamo quello che dobbiamo fare, purtroppo la disattenzione o piccole cose in questo momento le paghiamo subito. C'è un derby, una sfida molto sentita dal pubblico gialloblu come quello con il Cesena questa domenica. Il Modena in casa fino a questo momento ha fatto quasi sempre il proprio dovere. Ecco, diciamo che in attesa di sbloccarsi fuori casa sarebbe il massimo riuscire a centrare di nuovo il bottino pieno proprio in una sfida così importante. Quello sì, però ti dico adesso l'importante è fare punti, che sia in casa o fuori casa, dobbiamo pensare alla salvezza prima di tutto. Chiaro che in un derby questi 3 punti avrebbero un valore molto più grande per il morale, per la piazza, per tutti quanti, quindi speriamo bene, speriamo bene. Dal punto di vista personale, ti sei fatto trovare pronto, tra l'altro chiamato in causa freddo dopo l'espulsione di Provedel. Era tanto tempo che non giocavi, però si può dire che Nicolò Manfredini è una riserva di sicuro affidamento. La tua stagione te la immaginavi così? Come vivi il tuo dualismo con Ivan Provedel? No, bene, lui è un bravissimo ragazzo, un ottimo portiere. E come lo vivo? Sono scelte che fa il mister, quindi non si discutono. Io cerco di farmi trovare sempre pronto, sono contento nel mio piccolo comunque di essere subentrato e aver fatto comunque una buona gara. Non è facile, anche perché è un ruolo molto delicato dove lavori molto di testa, devi avere, diciamo così, le misure. E non giocare con continuità non è semplice, però insomma vuol dire che sto lavorando bene in settimana, quindi sono contento.